Speciale elezioni 2013 senza barcode torna in matrimonio ormai con Liberi TV in occasione dell'incontro che c'è stato a Casa Pound tra la lead, la Lega Italiana del Divorzio Breve, Marino Maglietta, uno dei padri della 54-2006, e Simone Di Stefano, padrone di casa qua a Casa Pound. Trovo un vecchio amico, Pino Falvelli, candidato al Senato per centrodestra, centro democratico, diritti e libertà. Me l'ha spiegato 20 volte, perdonatemi, questo non mi è entrato. Pino, ciao, ben ritrovato. Io ti conosco, ma parla ai nostri amici di Senza Barcode e Liberi TV di te. Io sono uno dei tantissimi papà separati. La mia storia è simile a quella di tantissimi papà separati. Dopo 25 anni di matrimonio, la ex moglie ha deciso di cambiare il percorso della propria vita ed è uscita di casa. Ha lasciato il figlio ed è andata via per circa un mesetto, 22-23 giorni. Dopo è tornata e non c'è stato verso di riconciliarsi, di riprendere il rapporto, e quindi praticamente siamo arrivati alla separazione giudiziaria. La separazione giudiziaria è stata cercata e voluta da lei, e quindi praticamente sono andato avanti per ben 6 anni in condizioni veramente pietose. Ne ho passate di tutti i colori, siamo alla 22esima causa, ho speso 200 e passa mila euro per spese giudiziarie e legali, e ancora la storia non è finita. E quindi sono qui per battermi per la riforma del diritto di famiglia. Parlare con Pino di questi temi è tristemente facile, li conosce tutti. Chi meglio di lui in questo momento può rispondere a tutto quello che cercano i nostri utenti di Senza Barcode? Quindi divorzio breve, diritto di famiglia, diritto anche alla casa, come si accennava qui con Simone. E un tema che sta particolarmente a cuore a me, che è la PAS, quindi la sindrome alienazione parentale. In questo ti chiedo anche, per te è facile rispondere, però un accenno a ciò che sono i problemi delle carceri e dell'eutanasia. So che sono molte cose da concentrare in pochi minuti, ma poi ti seguiremo anche nel venire. Quindi a te la parola, Pino. Beh, il problema delle carceri è uno dei drammi della nostra società, ne ha parlato pure il Presidente della Repubblica, è inutile aggiungere altro. Va sicuramente rivisto tutta la giustizia, vanno sicuramente presi dei provvedimenti, perché altrimenti diventiamo la vergogna dell'Europa. E quindi non si può continuare così, le carceri sono strapiene, sono stracolme, le condizioni di vita sono pietose, lo sappiamo tutti, quindi cosa devo aggiungere? Ripeto, ne ha parlato persino il Presidente della Repubblica. In merito alla PAS, se così la vogliamo chiamare, io la chiamo semplicemente violenza, sì, una violenza, quindi praticamente possono condizionare i figli fino a fare odiare uno dei due genitori, e lo sappiamo benissimo, questo non va bene, vanno presi anche qui dei grossi provvedimenti. La PAS, ripeto, se non la vogliamo chiamare così, restituiamo il vecchio reato del plagio, ma comunque parliamo sempre delle stesse cose. Io mi sono candidato appositamente per portare avanti certi temi, ci conosciamo da una vita, sappiamo le battaglie, abbiamo condotto pure insieme, quindi continuerò a fare le mie battaglie. Quello che auspico venga fatto celermente è la riforma della giustizia. In un paese dove la giustizia non funziona, sicuramente non si può parlare di civiltà, non si può parlare di paese civile. Bisogna necessariamente fare qualcosa. Non è possibile che per una separazione si debbano spendere 200.000 euro perché qualcuno si inventa delle falsità e delle menzogne che poi vengono fuori, ma che puntualmente poi non vengono sanzionate adeguatamente.
non è possibile che i costi siano a questi livelli. Io mi sono dovuto indebitare per ben 5 anni per poter affrontare il problema. Conosco migliaia ormai di papà separati in condizioni veramente pietose e quindi bisogna necessariamente fare qualcosa per questo. Il problema secondo me deve essere risolto alla radice, così come ho detto questa sera nel mio intervento qui a Casa Pound. Va tolto l'incentivo a chiedere le separazioni, e l'incentivo a chiedere le separazioni è spesso la cosiddetta rendita vitalizia parassitaria, quella che io chiamo rendita vitalizia parassitaria, ripeto, cioè il diritto di volere a tutti i costi la casa coniugale, il diritto di pretendere il mantenimento a vita, e quindi diventa una sorta di volontà di incentivo a chiedere le separazioni. Questo non va bene, va sicuramente posto rimedio a questo grave problema. Ancora un paio di domande. Come candidato al Senato di Centro Democratico, Diritti e Libertà, immagino abbiate anche qualche cosa nel programma riguardo alle coppie gay, alle coppie di fatto, all'adozione dei figli, sia alle coppie gay, come recente una sentenza, sia alle coppie non sposate, quindi coppie di fatto. Ma per quanto mi riguarda, io parlo a questo punto a livello personale, non a livello di partito, io non ho alcuna difficoltà a riconoscere le coppie di fatto. Comunque sono delle coppie, hanno dei diritti che vanno rispettati, punto e basta. Sono problemi che non devono riguardare la società più di tanto, insomma, non devono entrare nel merito. Ho qualche perplessità in merito all'adozione dei figli, ma questa me la tengo per me, insomma. Dunque, finestra aperta su Pino Falvelli e Centro Democratico, Diritti e Libertà.